Affrontare una gara è come sostenere un esame, o il contrario. Ne è convinto Paolo Pizzo, schermidore italiano, oro nella spada ai campionati mondiali di scherma, che questa mattina ha tenuto una lezione agli studenti dell'Università Cattolica di Piacenza dal titolo «Il mestiere di rimanere campioni». Diventare un campione e rimanerlo è un mestiere duro. Beh, come tutti i mestieri, soprattutto la conferma è più difficile del raggiungimento dell'apice, del successo, no? Una volta che hai gli occhi addosso e gli avversari cominciano a conoscerti, poi devi dare ancora qualcosa in più per restare ad alto livello. Quindi questo è il momento della mia carriera che sto affrontando e penso di averlo approcciato nella maniera giusta. Siamo in una università, che cosa può dare un atleta olimpionico a degli studenti universitari? Devo dire che nell'ambito delle mie attività è più piacevole, la cosa più piacevole che faccio è andare in mezzo ai ragazzi e raccontargli la mia esperienza di vita. Ho avuto molte difficoltà, loro sono in questa prima fase di approccio quasi lavorativo, perché l'università è un ambiente già più professionale rispetto ai licei, ovviamente, e quindi fargli capire un po' come approcciare il mondo dei grandi nel mio piccolo lo faccio con grande passione. Ne hai vissute molte, ma quando sali in pedana sei ancora emozionato, agitato o tranquillo? È chiaro che l'abitudine alla gara è impossibile averla sempre, anche se ho 34 anni ancora quando metto la maschera provo quell'emozione che mi fa essere qui oggi a parlare con i ragazzi, sempre con l'adrenalina in corpo. Faccio scherma ancora ai massimi livelli perché mi piace, perché non è facile e perché una parte di te ha sempre paura, e affrontare quella paura è il segreto di ogni vittoria.